Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Lei trovò le prove del tradimento. Ambra Angiolini è stata al centro del gossip nel 2021, per via della fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Le cose tra i due sembravano andare molto bene, e si parlava anche di un matrimonio imminente. L'attrice, però, ha scoperto tutto sui tradimenti dell'allenatore, ponendo fine alla relazione. A distanza di tempo, emergono dei retroscena e si scopre che fu proprio l'Angiolini a trovare le prove delle relazioni clandestine. La relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è finita bruscamente, ormai circa un anno fa. I due sembravano essere molto uniti e si parlava anche di un matrimonio, che si sarebbe dovuto celebrare nell'imminenza. L'attrice ha sempre parlato con entusiasmo di questa storia d'amore ma, alla fine, le cose non sono andate per il verso giusto. La storia tra l'Angiolini e l'allenatore della Juventus è finita e, come venne riportato da tutti i giornali a suo tempo, la causa era proprio legata ai tradimenti di Allegri. Quest'ultimo avrebbe avuto delle relazioni con altre persone. A quel punto, ovviamente, Ambra avrebbe concluso e tagliato ogni rapporto con il compagno. A distanza di qualche tempo, sono emersi ulteriori dettagli sulla fine di questa relazione. A quanto pare, fu proprio l'attrice ad avere i primi sospetti sull'infedeltà di Allegri. A quel punto cominciò ad essere più sospettosa e, una volta, mentre si trovava nell'auto dell'allenatore, fece una scoperta scioccante. Infatti, trovò un paio di slip che non erano suoi e che di conseguenza le fecero intuire immediatamente il tradimento. Non è chiaro se, poi, Allegri abbia confermato o meno, ma sicuramente si è trattata della goccia che ha fatto traboccare il vaso per Ambra. Quest'ultima non ha mai raccontato la vicenda e non ha mai confermato queste indiscrezioni che sono trapelate sul ritrovamento degli slip. Nemmeno Allegri ha mai detto qualcosa sulle voci legate ai tradimenti che avrebbe commesso. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, dunque, hanno concluso la loro relazione per via dei tradimenti di lui. L'allenatore, a quanto pare, starebbe ancora portando avanti la relazione che aveva intrapreso mentre stava ancora con Ambra. Non si conosce esattamente l'identità della sua fiamma e lui stesso ha voluto mantenere una certa riservatezza sull'argomento, non mostrandosi mai ufficialmente al fianco di una donna. Ad ogni modo, secondo le indiscrezioni, i famosi slip rinvenuti dall'Angiolini appartenevano ad un'esperta di comunicazione. Quest'ultima frequenta un golf club a Milano e sarebbe proprio quello il luogo in cui lei e Allegri si sarebbero conosciuti. A distanza di tempo, proprio in questi giorni sono arrivate ulteriori novità sulla relazione di Massimiliano Allegri. Infatti, l'allenatore della Juventus è stato avvistato in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, in un resort assieme alla sua fidanzata. Non sono trapelate fotografie e pare che non ci siano stati neppure molti slanci d'affetto in pubblico, ma secondo le indiscrezioni la donna sarebbe la stessa con cui è avvenuta il tradimento contro Ambra. Nel frattempo, nessuno dei due ex fidanzati ha fatto sapere nulla, confermando o smentendo le indiscrezioni. Dal canto suo, l'attrice ha rilasciato un'intervista molto lunga ed intima poco tempo fa. Ambra Angiolini ha definito la fine della relazione con Francesco Renga come il suo più grande fallimento nella vita, che l'aveva fatta soffrire. Nel corso di quell'intervista, Ambra non aveva fatto cenno a Massimiliano Allegri ed evidentemente ha ritenuto meno importante la storia d'amore avuta con lui. Infatti, non ha fatto riferimento neppure ai probabili tradimenti che ci sarebbero stati. Voi che cosa ne pensate? Cosa credete che sia successo davvero tra l'Angiolini e Massimiliano Allegri? E conoscevate questi retroscena? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.